tutti! Quando inizia ottobre sento un po' che Halloween si sta avvicinando e quindi io inizio un po' anche a girovagare tra letture un po' più macabrine e ho pensato, ho tanti piccoli brividi ancora da rileggere e perché non portare avanti una rubrica che è molto poco seguita, però quanti appassionati che ci sono, cioè dei pochi ma buoni, perché tutti quelli che la seguono poi sono infogliatissimi e mi chiedono costantemente di nuovi episodi. Quindi, che ne dicano le views? Beh, io me ne frego e vado avanti con questa rubrica che diverte molto anche me. Ovvero rileggo i piccoli brividi da adulto, perché io ne ho letti tantissimi da ragazzino, uno dietro l'altro. Il problema è che da bambini magari si rimane coinvolti da storie che rilette da adulti non si sa se danno lo stesso effetto e soprattutto molti di quei libri li ho dimenticati, magari ricordo dei particolari e quindi sono un po' delle nuove letture, diciamo. E come per gli altri episodi, anche in questo caso ho scelto alcuni titoli. E Manila, come sempre, quando registro i video, inizia a lamentarsi. Si lamenterà forse della selezione di libri? Spero di no. E spero che, anzi, i due titoli che ho scelto rievochino in voi tantissimi ricordi sepolti dal sapore anni 90. Ecco, i due libri che ho scelto della collana Piccoli Brividi da analizzare per voi oggi sono Un barattolo mostruoso e La vendetta degli gnomi, ovviamente scritti dal iconico Errol Stein, che attenzione, a volte riesce veramente a inquietare anche gli adulti con delle sue trovate niente male. Altre volte invece diciamo che sono libri più godibili per una fascia di giovanissimi. Ecco, un po' come il caso di oggi, perché partirei subito da quello più trescino, perché mi ha un po' spiazzato il livello di trescianza che abbonda in questo libro, ovvero La vendetta degli gnomi, che tra quelli che ho riletto è quello che mi è piaciuto di meno. Ma andiamo con ordine. Allora, il nostro protagonista è un ragazzino che si chiama, oddio, io con i nomi sono veramente pessimo, si chiama tipo, ah eccolo, Joe, che è un ragazzino un po' paffutello, un po' bravo, buono, anche un po' rompiscatole se vogliamo dire la tutta. Joe è un ragazzino un po' saccente, uno di quei ragazzini un po' saccenti che molto spesso imperversano nelle storie dell'orrore anni 80-90. Sua sorella Mindy, invece, diciamo che non sta molto simpatica a Joe per il fatto che è una precisina, ha un po' di sue piccole manie, ad esempio ordina i vestiti secondo il colore dell'arcobaleno, mangia in senso antiorario, in senso orario le pietanze del suo piatto e ahimè i due ragazzini hanno l'orrore di avere un padre ossessionato dalle chicciate. Ebbene sì, allora, le premesse sono: il padre di questi due ragazzini ha un cattivissimo gusto per quanto riguarda l'interior design, è proprio appassionato da quelle chicciate inutili tipo soprammobilistica, che serve solo a prendere polvere, almeno scegliere di design, no, sceglie proprio le cose brutte, va proprio al garden e si prende cose a forma di anatre sbilenche, e ha una passione fortissima per i nani da giardino, ok, proprio quelle chicciate assurde. Oltretutto è mezzo giardiniere tuttofare il padre dei due bambini. Perché? Perché è in corso una sorta di concorso, che tra l'altro queste cose si vedono nei film americani della lotta, la gara del miglior orto. Adoro! Sì, fatto sta che il padre dei cosini è in lizza per un premio per le migliori verdure del quartiere. E diciamo che c'è tantissimo sangue che scorre con il vicinato, perché anche il vicinato è in lizza per lo stesso premio, quindi si parte da questa questione. Però attenzione, perché il padre, ovviamente in un suo delirio da shopping compulsivo, ha deciso di comprare due nani da giardino. Due nani da giardino che inizieranno a dare filo da torcere ai nostri protagonisti, ma soprattutto al paffutello protagonista, perché inizieranno a fare dispetti, o meglio, cose inquietanti che inquietanti non sono, come ad esempio schiacciare i pomodori
o imbrattare di vernice un'auto, insomma cose non decisamente horror, diciamo che siamo più sui binari della rottura di palle, segnali, diciamo cose bizzarre per i quali, ovviamente secondo il cliché degli anni 80, viene incolpato chiunque, compreso il cane di famiglia. Come ha osato il cane schiacciare quei benedetti pomodori? Quando succede anche al vicino che vengono schiacciate le verdure, inizia a correre il sangue. Fatto sta che ovviamente il nostro ragazzino ci ha visto giusto. Sono i nani malefici, è il potere del trash, il trash distruttivo. Anzi, del kitsch, perché i nani da giardino sono kitsch più che trash. Però, ecco, questi nani da giardino fanno i bagordi? Come osano? Ecco, scopriremo ben presto che questi nani da giardino sono dei nani... degli gnomi dispettosi, nel senso che la loro indole sta nel fare dispetti, e che prima vivevano in natura e che ora, da quando sono in negozio, loro in realtà lavorano come nani da giardino, cadendo in trance, per poi svegliarsi durante la notte e fare le loro marachelle. Per questioni piuttosto bambinesche che non vi sto a riassumere, i nostri cosini si ritroveranno prigionieri all'interno del negozio maledetto pieno di cianfrusaglie trash. Direi spacciati! In tutto questo, il ragazzino che si trova alle strette con la sorella, il miglior amico, in questa armata di gnomi, di nani da giardino, assetati di dispetti più che di sangue, che si avvicinano man mano, sperano disperatamente. Oh, che bello fare questi giochi di parole, nell'aiuto del cane di famiglia. Cane di famiglia che guarda dalla finestra e poi si tira indietro, adorato. Se non che, come a volte purtroppo accade nei libri di R.L. Stine, la chiusa, o comunque la trovata per chiudere il cerchio, non è così appassionante. È un po' buttata lì, e sembra un po' frettolosa, perché si scopre, inspiegabilmente, senza grossa logica, che è il fischietto che il bambino utilizza per chiamare il suo cane, tipo quello classico per richiamare i cani, quello a infrasuoni, a addormentare gli gnomi. Quindi se la cavano così. Ovviamente, come ogni piccoli brividi che si rispetta, c'è un piccolissimo cliffhanger, in questo caso molto poco ispirato, nel senso che si chiuderà con il padre disperato per la scomparsa dei suoi due nani da giardino. Questo dovrebbe insegnargli che il kitsch possiamo lasciarlo a casa. No, poi per carità, io dico sempre di abbracciare anche il brutto, però ecco, doveva insegnargli qualcosa, ecco, invece no, perché porta una cosa ancora meno arredabile, ovvero un enorme gorilla da mettere in giardino, che però fa l'occhiolino, quindi pure lui è maledetto. Ecco, si conclude così questo libro. Devo dire, mi ha divertito? Sì, certamente, come tutti i libri della collana, però è più bambinesco. Ci sono dei libri di R.L. Stine all'interno della collana Piccoli Brividi che riescono veramente a inquietare anche gli adulti o comunque a tenerli tesi. In questo caso si tratta di un titolo che appassionerà o divertirà molto i più piccoli, ma per i grandi, o comunque ti rendi conto di essere anziano quando cogli un po' i meccanismi trash o comunque cliché delle narrazioni e soprattutto la scarsa ispirazione e una voglia di fare una storia un po' più bambinesca del solito. Ed è un peccato, però c'è da dire che alla fine è una letturina che ci può sempre stare, comunque Piccoli Brividi adorati sempre, però se devo essere sincero, La vendetta degli gnomi finora è quello che mi è piaciuto meno tra quelli che ho riletto da adulto. È trescino, questo vi posso dire, sì, però forse le cose andranno meglio con l'altro titolo, Un barattolo mostruoso. Un barattolo mostruoso, anche questo in realtà è un libro decisamente bambinesco negli sviluppi, con ingenuità sicuramente ricercate da Stine anche per il suo target di riferimento, con ingenuità che però fanno fatica a piacere agli adulti. Insomma, devi un po' tornare bambino leggendo questi due libri per apprezzarli appieno. Però Un barattolo mostruoso mi è piaciuto decisamente di più. Innanzitutto perché rispetto al precedente
c'è una maggiore attenzione nel creare un contesto o comunque un background solido dei personaggi. Noi seguiamo infatti il piccolo Evan. Evan è il solito ragazzino insopportabile dei libri dei Piccoli Brividi, però in questo caso c'ha ragione ad essere un po' su di giri perché ha due genitori, come al solito, inutili. La madre lo porta in... lo deve lasciare da una zia che ha cresciuto il padre di Evan, perché stanno cercando casa dove trasferirsi. Il bambino a quanto pare è talmente scassapalle che i genitori vogliono liberarsene facilmente, tant'è che io ho pensato forse vogliono vivere tranquilli e fare gioia e gaudio senza il bambino di mezzo, con la scusa del trasloco, anche perché la madre poi dirà: scusa, stiamo facendo fatica a trovare casa, quindi starai qualche giorno in più. La classica scusa per dire che le cose stanno andando molto bene tra le coperte. Ecco, però, vabbè, a parte queste letture fuori libro, sì, il piccolo Evan diciamo che viene lasciato da questa misteriosa zia. Una zia che è sorda e non comprende il linguaggio dei segni nel labiale, quindi sostanzialmente con lei comunicare è impossibile. È una donna molto inquietante, molto anziana, ma allo stesso tempo con questi nerissimi capelli curvini, questi occhi azzurri glaciali e una voce freddissima che lascia presupporre che potrebbe essere una strega, chi lo sa. Fatto sta che in realtà la prima parte del romanzo, dove non succede granché, in realtà mi è piaciuta molto perché sono riuscito ad appassionarmi un po' a quello che vive Evan. D'altronde ha ragione essere un po' scoglionato un ragazzino, perché viene lasciato contro il suo volere a casa di una signora con cui non riesce a comunicare, che soprattutto lo inquieta tantissimo, in un contesto in cui non c'è niente da fare, perché è tipo un paesino sfigatissimo nella campagna statunitense, dove ci sono tra l'altro due bulletti del quartiere che lo menano ogni volta che osa entrare nel giardino di casa. Tra l'altro il suo povero cane Cannamozza non può entrare all'interno di casa, quindi deve stare legato a una catena, quindi te capisco che, tesoro, caro Evan, che stai crescendo un po' male. Fortunatamente che, almeno in questo contesto, riesce a fare amicizia. Farà amicizia infatti con una ragazzina che si dimostrerà una tosta, diciamo, che riesce anche a dargli un po' di animo a questo bambino che non ce la fa ad esistere con dei genitori che sono scappati per fare party, e quindi seguendo questa ragazzina, il protagonista andrà in un negozio di giocattoli, classico negozio di giocattoli un po' equivoco, con giocattoli vintage ammuffiti, decisamente inquietanti, un po' sullo stile della bambola assassina, fino a che i due non scopriranno e cercheranno di litigarsi il gioco meno avvincente di sempre, un barattolo chiamato Sangue di Mostro! E lo dico così perché nel libro è scritto in caps lock: adorato! Ecco, fatto sta che questo barattolo a forma di con dentro del sangue di mostro pare che interessi molto ai ragazzini, nonostante sia una sorta di blob, non è chiarissimo, e mi chiedo come mai sia così conteso, ma d'altronde erano gli anni 90, queste cose un po' schifezzine andavano di gran moda, e quindi i due bambini prendono questo barattolo di sangue di mostro e il negoziante, come da cliché per i film horror analoghi, dice: non è in vendita, è molto vecchio, non so quali siano le conseguenze. Insomma, dei trigger che chiunque abbia letto almeno una fiaba spaventosa saprà capire: non comprare, altrimenti crepi. Loro vanno abbastanza vanno abbastanza scialli, tipo: yeah, prendiamo il sangue di mostro. E il negoziante si arrende e dice: vabbò, ve lo do per 2 spicci. Già che lo fai pagare 2 spicci, dovrebbe accendervi una lampadina, visto che poco prima ha detto: è una cosa molto rara e preziosa. Ecco, loro trovano questo sangue di mostro che sostanzialmente è una cosa effettivamente creepy, alla quale la signora Catherine, che è la zia dove sta Evan, rimane alquanto ossessionata, forse anche troppo. Che cosa nasconde questa donna? Chi lo sa? Fatto sta che dopo l'interessamento della donna verso questo barattolo si scoprirà che il contenuto può avere degli effetti indesiderati. Ad esempio, se
se ingerito casualmente, come succede al cane e canna mozza, rischia di aumentare il metabolismo in modo tale che la persona o l'animale che l'ha ingerito diventi gigantesca, oppure altrimenti risucchia qualunque cosa come se fosse un po' una aspirapolvere. Questa idea è divertente, mi ha divertito molto in effetti. Diciamo che sì, è bambinesco, nel senso, quando vi dico bambinesco, nel senso che è un po' quella trovata un po' weird, bizzarra, che non è horror, ma che rende il tono fuori di testa, molto bizzarro, molto divertente, fino ad arrivare al classico finale delirio. Devo dire che quando c'è il finale delirio, in R.L. Stein lo apprezzo particolarmente, perché in un contesto in cui ci sono anche i bulletti coinvolti, questo mega barattolo che è diventato gigante, una sorta di blob che risucchia tutti, un po' tipo forza distruttrice, salta fuori sostanzialmente in questo delirio ipersonico, che il blob ha a che fare con la zia, ma in realtà non è la zia la colpevole. Attenzione, qua c'è il plot twist più assurdo di sempre, ma è la gatta della zia. La gatta della zia in realtà è una che si chiama Sarah Beth. Un nome assurdo, vagamente esoterico. La gatta nera della zia è una vera strega e quindi pone sotto il suo controllo come schiava la zia, rendendola sorda, incapace di comunicare, cioè colpa del gatto, capito? Questo dimostra che siamo tutti schiavi dei gatti, come ad esempio io sono schiavo di Manila. In effetti è proprio così. Niente, questo è un barattolo mostruoso che, devo essere sincero, mi è piaciuto, nel senso mi ha tenuto compagnia, mi ha divertito, è piuttosto bizzarro e ho apprezzato maggiormente i personaggi e lo sviluppo rispetto all'altro, ma non rientra neanche questo tra i miei preferiti di sempre. Quello che mi è piaciuto di più è probabilmente quello, il mostro in cantina, una cosa del genere. C'è qualcuno in cantina che c'era questo mostro che si autoribaltava, era un po' Fulciano quello. E anche ectoplasmi, quello degli spaventapasseri viventi, secondo me è molto figo, anche insomma lo vedrete dai precedenti episodi. Questi sono un po' più da ragazzini, nel senso all'acqua di rose. Secondo me, se qualcuno è facilmente impressionabile, può leggerli tranquillamente e divertirsi un po' in allegria, almeno sotto Halloween. E quindi questi sono i due nuovi, le due new entry nella mia rubrica piccoli brividi riletti d'adulto. Tra l'altro, Un barattolo mostruoso è il primo di una lunga serie. Sono stati fatti diversi sequel. Fatemi sapere in caso se vale la pena leggere anche quelli. In ogni caso, io vi chiedo anche: ci sono dei titoli dei piccoli brividi che vorreste io recensissi? Ovviamente tenendo in conto che quelli che ho già fatto, quindi non scrivetemi titoli di libri della collana che ho già trattato, mi raccomando. Nuovi titoli, così io indago, perché voglio portarla avanti questa serie. Ma fatemi sapere che ne pensate. Ve li ricordate? Li avete letti da ragazzini o li avete letti di recente? Come me? Beh, fatemi sapere. Qual era il vostro piccoli brividi preferito? Fatemelo sapere qui sotto. Intanto vi aspetto per un prossimo video. Vi mando un bacione. Ciao ciao.